Allora, buonasera a tutti, ben trovati all'appuntamento con il Matteo Risponde, giornatuccia bella e impegnativa. Oggi siamo stati prima a Bruxelles e poi siamo arrivati qua a Palazzo Chigi per questo appuntamento che torna dopo un mesetto. Noi abbiamo tentato di, cerchiamo di rispondere a più domande possibile, non sarà semplicissimo, anche perché avendo detto ragazzi scriveteci anche prima per vedere se funzionava, siamo stati seppelliti da una serie di domande straordinariamente interessanti. Cercheremo di risponderle al numero più alto possibile. Parto da Cristina Pedrana. Buonasera Renzi, il TTIP sarà modificato nuovamente a seguito della Brexit? Grazie anticipatamente della sua risposta, solo che devo saperlo entro domani perché ho l'esame di maturità e come tesina porto l'argomento del TTIP. Allora, la mia impressione è che non sarà modificato dopo il Brexit, ma credo che sarà molto difficile che si possa portare a compimento prima della fine dell'amministrazione Obama. Quindi se dovessi scommettere non sarei così convinto che il TTIP andrà in porto almeno entro l'amministrazione Obama, però non vedo particolari novità dopo il Brexit, vedo soltanto una difficoltà di realizzazione. Naturalmente in bocca al lupo a Cristina e con Cristina a tutti i ragazzi che stanno facendo la maturità. Mi auguro che abbiano qualcosa di meglio da fare che non stare a guardare il Matteo Risponde la sera prima. Questa è l'impressione perlomeno che ho io. Ringrazio le persone che scrivono, che danno commenti, anche quelli che svolgono, per le quali svolgiamo la funzione sociale di accogliere le loro difficoltà personali, che quindi si sfogano su Facebook. È molto interessante invece che si possa discutere nel merito di singole questioni. Allora, quando Francesco scrive bollo auto, è una delle questioni che abbiamo già affrontato qualche settimana fa qui, credo che il bollo auto sia una delle partite di cui discuteremo all'interno della legge di stabilità del 2017. Ciao Premier, Pierpaolo, riduciamo gli stipendi vitalizi dei politici, non solo il loro numero? Pierpaolo, intanto riduciamo il numero dei politici, perché se tu riduci 315 senatori vai a ridurre circa 90-100 milioni di euro tra le indennità e gli uffici collegati, quindi già ridurre 315 senatori, cosa che sarà possibile con il referendum, se il referendum passerà. A proposito, www.bastaunsi.it, basta un sì e ci saranno 100 milioni di euro di risparmio secco all'anno immediato. Poi rispetto alle pensioni ai vitalizi, facciamo chiarezza, la nuova generazione già non li prende più, niente di particolarmente eroico, è un fatto doveroso, però se mi chiedete qual è il vitalizio che io ho, zero, perché fortunatamente per il futuro i vitalizi per la nuova generazione non ci sono più. È chiaro che il sistema del passato, delle pensioni e dei vitalizi di tante categorie a noi non convinceva, anzi non piaceva per niente. C'è un problema di diritti acquisiti per i quali la Corte Costituzionale ha impedito di intervenire, ma la cosa fondamentale è che per la nuova generazione, per quelli che sono adesso in Parlamento, stop vitalizio grazie alle misure che abbiamo preso. Max Franco, quando vieni a Lecce? Stiamo raccogliendo le firme, basta un sì, sono contento. Enrica, sono un giovane architetto, verrò presto spero a Lecce, tra l'altro con il sindaco, eppure non è del PD, stiamo cercando di fare anche un bilaterale a Lecce. Enrica, sono un giovane architetto obbligato a lavorare con l'estero, che programma hai per il settore edile italiano? È vero Enrica o Erika, adesso non l'ho visto al volo. È un tema molto complicato quello dell'edilizia. Oggi ero a Bruxelles, ho fatto una conferenza stampa, ho dato i dati della situazione economica per come è prevista dall'Istat e effettivamente nonostante che abbiamo fatto dei grandi miglioramenti, siamo tornati finalmente al segno più, ancora gli investimenti pubblici e privati non ripartono quanto noi vogliamo. Il ministro Del Rio ha più volte evidenziato gli aspetti positivi, siamo tornati a crescere, ma ancora il differenziale tra il nostro dato e quello francese e tedesco è troppo alto. Li dico al volo, consumi delle famiglie, siamo più o meno primo trimestre 2016, sul primo trimestre 2015 più o meno tornati pari, più 1,5, più 1,7, più 1,8, Italia, Francia e Germania.
Invece investimenti, noi più 1,8 che è un fatto positivo, ma loro più 2,8, tutte e due, sia Francia che Germania. Quindi su questo tema dell'edilizia è assolutamente fondamentale intervenire. Marco Forte, Pelé o Müller? Pelé, è chiaro. Tra l'altro abbiamo visto il gol di Super Graziano in diretta con la Merkel e Hollande l'altro giorno a Berlino, grande, grande gioia, grande soddisfazione. Speriamo bene, ma tocchiamo ferro. Vincenzo Tiano Bagnoli. Vincenzo Bagnoli, come sapete, sta andando avanti, è un lavoro che prosegue. Continuiamo con la tabella di marcia che ci eravamo dati e credo che nelle prossime ore arriverà intanto un annuncio di Apple su Napoli. Non c'entra niente con Bagnoli, perlomeno non c'entra immediatamente, c'entrerà in prospettiva. E se riguardo alle bonifiche, il commissario Nastasi va avanti con la tempistica che ci eravamo dati. Alfonso Matteo, come rispondi a Di Battista? Non rispondo, le frasi che lui ha detto in Parlamento sono frasi false, punto. Non c'è discussione da fare, non c'è discussione da dire, non c'è discussione da riaprire, però io ho molto apprezzato l'intervento di Di Battista perché Di Battista ha annunciato che rinuncerà all'immunità parlamentare. Siccome Di Battista ha detto delle frasi assolutamente false sul PD, il PD lo ha querelato, io credo che sia stato un gesto molto bello da parte di Di Battista di rinunciare all'immunità parlamentare, cosa che spero che faranno anche gli altri, così in tribunale vedremo se le sue frasi sono vere oppure no. È importante che abbia detto che non ha paura di rinunciare all'immunità parlamentare. Giovanni Morlando, perché Renzi non riporti la lira in Italia? Perché è una follia. Quelli che vogliono cancellare l'euro, i Farage e i Le Pen nostrani, non hanno idea di come funziona l'economia, quindi Giovanni non sono d'accordo con te, è una assoluta follia. Arianna Furi, ciao Matteo, i miei compagni di classe continuano a chiedermi del bonus 18enne. Come vi abbiamo detto, non lo avremmo fatto fino alle elezioni per evitare la polemica. Adesso l'applicazione sarà un'app, sta iniziando a girare, entro luglio si iscriveranno tutti gli esercenti e entro agosto sarà operativa a tutti i livelli. Diciamo che il 1° settembre è la data ufficiale entro la quale il bonus 18enni sarà operativo. Io trovo un sacco di email, non riesco a recuperarle. Andiamo avanti. Livio Mondini. Livio mi scrive oggi, questa è una delle email mandata a matteo@governo.it, a proposito della velocità di upload per poter caricare file su server remoti, è essenziale per chi lavora per e con il web. In realtà se le nostre ADSL funzionassero i 7 megabit basici sarebbero sufficienti. In realtà noi non riusciamo, non ce la faremo mai, chi lavora con il web non ha bisogno di scaricare ultra velocemente, ha bisogno di caricare materiali. Bene, dico a Livio che sul tema della banda larga, che delle linee veloci, il nostro piano è finalmente presentato in Europa e anzi in alcune città è finalmente partito, del resto dovendo andare verso la Gigabit Society è evidente che abbiamo bisogno di dedicare almeno 100 megabit e non i 7 megabit basici. Siamo partiti da alcune città anche con alcune iniziative delle aziende private, nelle aree C e D sono partite le prime gare per le prime 6 regioni, insomma il ritardo che si era accumulato finalmente sta venendo meno. Credo che nelle prossime ore, perlomeno così mi scriveva Riccardo Luna, non so quanto è una notizia riservata, entro domani, credo che arriverà domani, è attesa la notizia del giudizio dell'Europa sul nostro piano banda larga, quindi credo che sia un fatto molto molto positivo. Gabriele Piccione, per me e Matteo oggi sono 19, evviva, buon compleanno Gabriele, però sfigato perché non prendi il bonus dei 18enni, ma vabbè, lasciamo stare. Roberto Della Manna, parliamo di Equitalia e dei suoi lavoratori, mentre Tommaso Tudisco mi dice Matteo non c'eni stasera, no, ma mi sembra di avere sufficienti riserve di grasso, caro Tommaso, per andare avanti. Diciamo sui lavoratori di Equitalia, è evidente che noi non intendiamo nel momento in cui supereremo il modello di Equitalia licenziare quelli che lavorano per Equitalia, ma contemporaneamente riorganizzare il modello perché non è possibile che il sistema che è stato creato in passato sia stato un sistema impostato su un'ottica punitiva. Cioè, parliamoci chiaramente, se tu non paghi una multa è giusto che tu paghi la sanzione con gli interessi, ma non è immaginabile che questa sanzione non sia irrorata sulla base di un meccanismo più semplice. Cioè, intanto ti devo mandare per SMS la comunicazione che rischi di andare oltre i tempi. Poi ti devo in qualche modo coinvolgere, devo utilizzare Equitalia come uno sportello a difesa del consumatore, non per fare cassa.
e i lavoratori di Equitalia saranno sicuramente coinvolti su questo. Chi pagherà, lo pagherà il bonus di 18 anni? Le regioni, come hai fatto per gli 80 euro? No, le regioni non hanno pagato niente, anzi, il bonus di 18 anni è già previsto in stabilità, per cui la copertura c'è, non c'è discussione, quindi non vedo particolari problemi. Grazie a tutti quelli che dicono: dai Matteo, vai avanti, tieni duro, resisti. Grazie a tutti, li abbraccio tutti, però è assolutamente fondamentale per quello che mi riguarda, che chi vuole dare una mano in questa fase, l'ho scritto nella e-news, nella newsletter che ho pubblicato qualche ora fa, ci dia una mano sui comitati del referendum, e credo che sarà positivo lavorarci. Anzi, a questo proposito prendo la domanda di Alberto. Caro Presidente, non pensa che sia stato un grosso errore giocarsi tutto sul risultato del prossimo referendum? Saluti e in bocca al lupo. No, no, Alberto, non penso che sia stato un errore, perché spero che si senta. Perché se è vero che il referendum è sempre una bella sfida, una partita difficile, è anche altrettanto vero che il referendum costituzionale è un dovere. Intanto, a norma della Costituzione, se non raggiungi un certo quorum è obbligatorio. Ma noi avevamo preso l'impegno di fare il referendum anche prima, quando i numeri del quorum sembravano raggiungibili. Perché? Perché pensiamo che sia cruciale, fondamentale, che sulla riforma della Costituzione i cittadini possano dire la loro. Ed è evidente che quando uno perde in politica deve prenderne atto. È fondamentale che questo accada. Accade in tutto il mondo, soltanto in Italia non accade mai. Allora sono rimasti molto colpiti gli altri e vogliono personalizzare su di me, perché loro non sono abituati, perché loro non sono abituati all'idea che ci sia gente che, come dire, ha dei valori e li rispetta. Però andiamo nel merito della discussione sul referendum. Se vince il sì, riduciamo il numero dei politici e diamo più stabilità alle istituzioni. Noi siamo un paese in cui per 70 anni, in virtù del sistema di bicameralismo cosiddetto paritario, perfetto, sostanzialmente noi abbiamo avuto sempre crisi su crisi, sfiducia su sfiducia. Allora abbiamo bisogno di un sistema più semplice, come negli altri paesi. Un governo vince le elezioni con una legge elettorale che dà chiarezza di vittoria. E una volta che ha vinto sta 5 anni lì con l'opposizione che fa l'opposizione, non tutti i giorni che passiamo dalla mattina alla sera a domandarsi, come è accaduto negli ultimi 70 anni, quanto durerà il governo. 63 governi in 70 anni. Quindi superamento del bicameralismo, riduzione del numero dei parlamentari, più semplicità nel fare le leggi. Il referendum parla di questo, parla delle regioni e toglie alle regioni la possibilità di andare a fare turismo, promozione turistica all'estero. Vi immaginate se è una piccola regione che va in Cina a fare promozione turistica? Paese di 1.300.000.000, ma chi volete che se la fili la piccola regione? Già è difficile fare promozione turistica come Italia in una grande realtà come la Cina. Vi immaginate se non ci va con la singola regione? Invece oggi il meccanismo del titolo quinto della Costituzione prevede che la promozione turistica sia in capo alle regioni, che se si fa un'infrastruttura, io penso alla variante di valico tra Toscana e Emilia, perché l'ho seguita quando ero presidente della provincia, le due regioni confinanti abbiano due regole diverse per le rocce da scavo, e questo ha portato una differenza di conclusione dei lavori di oltre un anno. Ci sono regole diverse per tutto in questo paese, semplificare. E poi direi ai consiglieri regionali: ragazzi, voi prendete troppo, abbassiamo lo stipendio, visto che tutte le volte si dice di abbassare gli stipendi ai parlamentari, abbassiamolo anche ai consiglieri regionali, portandolo a livello del sindaco del comune capoluogo. Se questa cosa va in porto, il paese è più semplice. Il referendum è su questo, non su altro. Informatevi su che cos'è il referendum, e per chi vuole dare una mano, sono davvero felice di accogliervi su www.bastaunsi.it. Edoardo Di Benedetto: Matteo, ma cos'è questa storia della mozione dell'Italicum? Ci dobbiamo preoccupare? Ma che preoccupare? È una mozione che si discuterà in Parlamento, proposta dall'opposizione, ce ne sono tante. Simone pensa di essere simpatico e dice: un prosciutto crudo e uno cotto, grazie. Credo che quando uno fa una battuta del genere poi dice: sai Hans, ho fatto questa bella battuta, sono proprio felice, sono contento. Auguri, in bocca al lupo. Vado sulle, provo a prendere dopo un quarto d'ora, anche qualcosa da Twitter, se no quelli di Twitter mi dicono che non faccio niente su Twitter. Vediamo se però riesco a beccarlo. Eccolo qui.
Andiamo avanti. Gian Volpicelli, italiano a Londra da 3 anni, conviene fare le valigie? Già, non lo so se vi converrà. Certo è una bella botta, un bello shock. Noi metteremo in campo misure per aiutare chi vorrà rientrare e anche per accogliere, se ce la facciamo, gli studenti universitari che vogliono, londinesi, inglesi più correttamente, britannici anzi, diciamo le cose corrette, che vogliono stare insieme a noi, che vogliono mantenere un passaporto europeo. Naturalmente prendo atto di quello che ha scritto il sindaco di Londra, che dice: ragazzi, siete i benvenuti, per cui, anche perché il sindaco di Londra è una persona molto seria e credo che non si debba drammatizzare, però non si debba nemmeno minimizzare, è una bella botta, un bello shock. Andrea Gianattasio, lo riprenderesti Mario Gomez alla Fiorentina? Ora lasciamo stare che non parliamo di calcio fino a sabato. Mi dice la verità su cosa pensa della Brexit, Petrusca, ma io credo che sulla Brexit siamo in presenza di un elemento pazzesco che sul lungo periodo farà molto male ai britannici e che potrebbe essere utile all'Europa se smettiamo di parlare soltanto dell'Europa delle banche e della finanza e finalmente parliamo dell'Europa del volontariato, del terzo settore, dei valori, degli ideali, della cultura, dei sogni, delle speranze delle nuove generazioni. Vado avanti su altre. Alessandro Bigi, pronti Matteo? Sui giornali affermano tu voglia spostare il referendum costituzionale previo consenso Mattarella, è vero Alessandro? No, ci sono dei tempi previsti dalla legge per il referendum costituzionale, sono alcune delle tante notizie false che si leggono. Vabbè, qui ci sono discussioni. Ercanaro scrive: aspetta che devo scolare la pasta, sono tanti argomenti molto, molto interessanti. Torniamo a Facebook. Carlo Simeone, attenzione che è caduto. Presidente, incentivi sull'energia alternativa in Italia, non so se si sente, continuate a sentire bene, perfetto, ho capito, se mi avete messo il microfono devo utilizzare, quindi è finto sto microfono, vabbè, lo metto qui, meraviglioso, abbiamo comunque altri microfoni. Dicevamo del messaggio che ha dato Carlo sugli incentivi per le rinnovabili. Chiederei allo staff che sta dall'altra parte della telecamera di postare su Facebook per Carlo e per altri pezzo delle news in cui si parla, che poi è un vecchio post di Facebook, dell'operazione che abbiamo fatto settimana scorsa con Eni, Enel, Terna, ministro Galletti e ministro Calenda, un sacco di interventi sulle energie alternative e rinnovabili. Walter che dice vieni in Sicilia per il tour, dal referendum passa ad Enna, vediamo se ce la facciamo. Veronica Gomez, il Brexit è negativo per l'Italia? No, l'ho già detto, il Presidente vi può salutare, ciao. La riforma del processo penale di Gratteri, Flavio Spadafora, io stimo molto il lavoro della Commissione del giudice Gratteri, che è stato poi offerto all'attenzione del Ministro della Giustizia e del Parlamento, bisognerebbe un po' lavorare con più decisione su questo. So che Orlando ci sta lavorando. Cesare, quando rinnoviamo i contratti pubblici? Beh, questo adesso abbiamo fatto un passo in avanti, abbiamo iniziato il percorso, la riduzione dei comparti a 4 e quindi parte la trattativa. È chiaro che i soldi che sono stati messi, appostati in capitolo di bilancio nel 2016, 300 milioni non bastano per niente, quindi la discussione sarà una discussione che dovrà vedere anche un accordo con le forze sindacali e i rappresentanti del pubblico impiego. Io credo che la cosa che noi offriremo sarà: noi siamo disponibili dopo anni di blocco a rinnovare i contratti, voi dateci una mano a portare il merito nella pubblica amministrazione più e meglio di come è stato fatto. Per cui se uno fa il furbetto viene licenziato, avete visto il decreto che ormai è già legge, quindi è stato ufficializzato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma anche strumenti per garantire a chi lavora nel pubblico di lavorare di più e meglio, e credo che questo sia un fatto positivo. Pronti dunque a discutere di rinnovo dei contratti, ma contemporaneamente chiediamo di lavorare di più sul merito. È interessante, ma ne abbiamo tantissime
Michele, riforma dell'esame di maturità è anacronistico come fattore? Boh, la riforma dell'esame di maturità. Io, qui si apre una discussione. Io sono uno di quelli che l'ha fatto quando si andava a 60-60esimi, quindi credo di essere tra gli ultimi. Io sono classe 75, quindi sono tra gli ultimi, credo dall'80 o dall'81. 81? Nicodemo, te sarai di 65, ma che dici? Vabbè. E comunque dall'80-81 che siamo passati all'esame 100-centesimi, l'idea di tornare a una riforma dell'esame di maturità mi sembra alquanto azzardata per il momento, soprattutto poi ti immagini quelli che stanno per farlo se sono interessati a una discussione su come cambierà l'esame di maturità. Dunque direi che per il momento non è un tema all'ordine del giorno, ma dico a Michele perché? Perché non ci scrivi quali sono le tue idee? A me piace l'idea di ricevere anche i vostri suggerimenti, commenti, critiche, proposte. Matteo chiocciola governo.it. Luca Angei, quanto hai preso Matteo? Non lo dico perché sennò faccio il fighetto. Invece posso dire che all'esame dell'università, la tesi credo di essere uno dei pochi in Italia che ha litigato in serie di discussione di tesi. Insomma, mi hanno detto c'era da fare la discussione, io ho fatto la discussione, ho litigato violentemente e infatti ho preso 109, sono tra i pochi che è uscito dall'Università Italiana con 109, penso che stiano ancora ridendo in sede di commissione. Vabbè, caro Presidente, quando verrà nominato il Presidente dell'Autorità Portuale di Napoli, Dario ha scritto, beh, questa è una cosa che adesso va in porto con la riforma che sta per essere definitivamente approvata, sapete che poi dovrà essere nominato sulla base dell'accordo tra il presidente della regione, in questo caso della regione Campania, e il ministro delle infrastrutture. Francesco Pittillo, attenzione, questa è molto importante. Francesco Pillito, chiedo scusa, cosa si farà ora che il barcone naufragato nel 2015 nel canale di Sicilia è stato recuperato? Permettetemi di spendere una parola su questo. E anche di chiedere se è possibile di pubblicare poi le foto, quelle che sono pubblicabili, quelle che non urtano la sensibilità su Facebook. Noi avevamo preso un impegno, che anche se avremmo speso dei soldi saremmo andati a recuperare quel barcone e dare a quelle vittime, ci sono molti bambini tra l'altro, una sepoltura. Perché? Perché la nostra cultura, la nostra civiltà, i nostri valori di italiani ci hanno insegnato che si dà sepoltura alle persone. Non importa stare a rileggere l'Iliade o i grandi poemi omerici per capire che dare sepoltura è un elemento che sta nel cuore della civiltà, europea. E penso che fosse un dovere da parte nostra, grazie alla professionalità della Marina Militare, andare a recuperare quella carretta del mare dove centinaia di persone hanno trovato la morte, alcune delle quali perché chiuse a chiave dagli scafisti schiavisti. Allora, Francesco, noi le abbiamo recuperato. Intanto daremo una sepoltura a ciascuno di loro e vogliamo che quella barca riemersa sia un monito all'Europa, sia un monito ai cittadini di tutto il mondo per rendersi conto di che cos'è il dolore che gli scafisti schiavisti impongono e infliggono a intere generazioni. Davide Rondinelli scrive al referendum vota no, io voterò sì. Davide, mi piacerebbe che tu potessi leggere gli argomenti del sì e poi decidere in automatico. Francesco Iodice, Matteo, anch'io con 109, stesso motivo. Francesco, facciamo un club, penso un club sembra un club, dai. Un club di quelli che si sono laureati con 109. Siamo un po' ridicoli, però diciamo la verità, dai, perché 109 non si prende, è una cosa inguardabile, e credo che da questo punto di vista bisogna avere il coraggio di dire che abbiamo totalmente ciccato da tutti i punti di vista. Mi fermerei sulle domande su Facebook per un secondo per prendere questa di Equitalia, l'abbiamo già presa da altri, anche questa che mi scrive Giovanni Noto, che scrive non pensi che sarebbe utile rinnovare i contratti del pubblico impiego? L'abbiamo detto, ci stiamo lavorando, è una cosa sulla quale siamo pronti a intervenire. Tatiana, lei sta facendo molto per i giovani, ma nulla per i quarantenni, cinquantenni che non hanno più lavoro. Beh, sì, insomma, da questo punto di vista sapete che la questione è molto complicata. Qualcuno dice che facciamo poco anche per i giovani, ma sui quarantenni, cinquantenni, per me l'unico modo vero per creare lavoro è quello di
creare le condizioni perché le imprese tornino ad assumere in modo semplice. E per farlo non è semplice, ma i dati sono dati che vedono finalmente un ritorno al segno più nei posti di lavoro, in particolar modo quelli a tempo indeterminato. Verificheremo se ci sono delle modalità per favorire in particolar modo quelli che stanno nella fascia di mezzo, tra 40 e 50 anni, come dice Tadiana. Alex scrive sul bonus dei neo-18enni, sono in tanti che scrivono, abbiamo risposto su questo, credo che sia interessante la risposta rispetto al 1° settembre. Max, sono uno studente di ingegneria e sono bilingue, italiano-tedesco, mi sento europeo, il Brexit mi ha profondamente scosso, ma il vostro incontro mi ha dato fiducia. Tu hai parlato di unire l'Europa non solo economicamente ma anche nella cultura. Cosa accadrà nei prossimi passi in Italia? Beh, noi cercheremo di portare in particolar modo Francia e Germania, con le quali ci siamo visti in questi giorni, e poi tutti gli altri 27 paesi, a rilanciare sui temi della speranza, dei valori. Cioè, l'Europa non può essere soltanto un insieme di regole. L'Europa non può essere soltanto un insieme di procedure e di burocrazia. E da questo punto di vista sono molto contento del clima che si è creato in questi giorni a Bruxelles, perché l'ho visto bene, cioè ho visto un clima di entusiasmo, di attenzione. Finalmente si è parlato di cose serie e non soltanto di piccole questioni di tutti i giorni. Andiamo rapidi a riprendere un po' di domande. Ivana, non si provi a cambiare l'Italicum, Ivana, a me lo dice. Lara Abu, voterò sì, sei un grande, perché non mi conosci, va bene. Salvatore Gerotti, parla dei 10 milioni di poveri cittadini italiani, le cifre sono un po' diverse, ma non c'è dubbio che si debba parlare della povertà. Noi abbiamo messo soldi sulla povertà. C'è un punto che ci divide rispetto ad altri, penso a chi propone il reddito di cittadinanza. C'è chi pensa che il futuro dell'Italia, è legittimo questo ragionamento, sia la decrescita felice e un sussidio per tutti. Io penso che con questo atteggiamento l'Italia è finita, è morta, perché l'Italia funzionerà e vincerà in futuro se riuscirà ad essere attenta alla crescita e agli incentivi, non ai sussidi per tutti. Poi, se uno non ce la fa e rimane indietro, misura sulla povertà educativa, riforma del terzo settore, un grande cantiere sociale che si preoccupa di una rete di protezione per chi non ce la fa. Io, se vedo che qualcuno non riesce a tenere il passo, gli do la mano. Ma non significa obbligare tutti ad andare più piano e scommettere su ipotesi che, economicamente parlando, per me sono folli, come quello della crescita felice. Ecco perché, quando parliamo di povertà, dico che dobbiamo parlare in positivo, dando un messaggio di speranza. Lo dico a chi ci ha scritto e lo dico anche a chi pensa di poter bloccare questo grande percorso, che è il percorso per la ripartenza del nostro paese. 80 euro per le casalinghe, ora facciamo battute come quelle di Nicodemo. Le casalinghe hanno un grande problema, che fanno un lavoro spesso maggiore degli altri, ma non vengono valorizzate a sufficienza. Solo che gli 80 euro, ragazzi, non esiste. Cioè, gli 80 euro, già mi piacerebbe fare una discussione sugli 80 euro, a me. Un giorno o l'altro si fa, una bella discussione sugli 80 euro, perché tutte le volte c'è qualcuno che fa polemica sugli 80 euro, e poi però altri che dicono, però a noi perché non ce li dai? Ecco, io credo che da questo punto di vista la scommessa sugli 80 euro vada valorizzata con dei numeri alla mano. Cioè, bisogna prendere degli centri studi importanti e dire, gli 80 euro a chi guadagna meno di 1500 euro hanno funzionato, sì o no? Banca d'Italia dice che il 91% di questi denari è andato per i consumi. Bene, gli 80 euro per carabinieri, poliziotti, guardia di finanza, vigili del fuoco hanno funzionato, sì o no? Per le casalinghe noi non siamo nelle condizioni in questo momento di prendere un impegno sugli 80 euro, ma credo che vada fatto qualcosa ad hoc per le tante donne che non riescono, per motivi vari, o non possono, o non vogliono entrare nel mondo del lavoro, ma svolgono una funzione importante. Devo dire che anche il movimento delle casalinghe spesso ha espresso una buona capacità di interlocuzione politica, per cui continueremo a discutere. Se fate polemica per il 80 euro, perché non avete rinunciato? Vabbè, questo è un tema che girerei a chi fa polemica su questo. Renzi, cosa mi dici? Dove sono finiti i 50 miliardi che la Germania ha donato all'Italia per solidarietà? Ho l'impressione che stiamo parlando di cose diverse.
Non ho visto 50 miliardi da parte della Germania all'Italia per solidarietà. Ecco, vorrei che fosse chiaro questo concetto. Anzi, come ho cercato di spiegare oggi in conferenza stampa, noi non abbiamo mai violato le regole. E abbiamo rispettato le regole non soltanto del 3% sul parametro di Maastricht, ma addirittura abbiamo rispettato le regole del fiscal compact. Dico addirittura perché sono regole che portano un fracco di soldi in meno sul bilancio dello Stato. Tuttavia, questo è il punto che credo sia molto importante e fondamentale da evidenziare. L'ultima volta che qualcuno è stato autorizzato a violare le regole, quel qualcuno era la Germania, cioè la Germania è stata autorizzata a violare le regole. Sapete chi gli ha dato il via libera? Chi le ha dato il via libera? Il governo italiano. Correva l'anno 2003 e Silvio Berlusconi, il Presidente del Consiglio, nella sua nota generosità, ha dato il via libera all'investimento, o meglio all'investimento, chiamiamolo così, al superamento del 3% del deficit per la Germania di Schröder, che allora però fece la riforma del mercato del lavoro. Se l'avessero fatta ai nostri allora, noi oggi saremmo molto più forti. Ci è toccato farla noi nel 2014, l'avessero fatta nel 2003 gli italiani, probabilmente oggi avremmo molte più persone a lavorare ed avere posti di lavoro. Andiamo avanti con le domande su Facebook. Divertente, ma c'è un caldo, ragazzi. Un po' tutte queste luci sono necessarie, vero? Sì, sembra doveroso. Becchiamo, eccolo qua, l'aggiornamento in diretta di Facebook. Mentre vediamo l'aggiornamento di Facebook, Mauro da Prato, ti saluto Biffoni, Biffoni è il sindaco di Prato, mio amico. Anche se non vinciamo il referendum di ottobre, devi continuare l'attività di governo. Ragazzi, se non si vince il referendum di ottobre, il paese non è tecnicamente governabile, perché Camera e Senato hanno due elettorati diversi, due leggi elettorali diverse e due maggioranze diverse. Quindi ci sarà sempre la grande ammucchiata degli inciuci e delle larghe intese, quella che ha portato alla mancanza di stabilità. Ecco perché è fondamentale che il referendum dia governabilità. Quindi Mauro, anziché dirmi se fa favore non si vince, fai una cosa, fai un bel comitato, www.basta un sì e se ne riparla. Ciao Matteo, non pensi che meritavamo un mandato pieno all'ONU rispetto all'Olanda per il nostro impegno nel Mediterraneo, per il nostro numero dei nostri uomini tra i caschi blu? Beh, sì, sicuramente avremmo avuto tutti i titoli per fare il mandato pieno, ma nel momento in cui siamo finiti 95-95, visto anche il rapporto di grande amicizia che ci lega al primo ministro Mark Rutte e all'Olanda, abbiamo pensato che fosse un gesto di solidarietà europea e di amicizia, quello di dire vabbè, anziché stare 2 giorni a discutere su chi arriva primo a 128, facciamo un anno per uno, anche perché per noi era fondamentale il 2017, anno in cui faremo insieme 60 anni del Trattato di Roma, 25 marzo 17, 26 maggio G7 a Taormina e il Consiglio di sicurezza dell'ONU. Detto questo, credo che sicuramente nel nostro impegno per l'ONU, lo dico a Roberta, stiamo facendo grandissime cose. Andiamo avanti con Facebook, bisognerebbe prendere ogni tanto anche qualche tweet. 21:33, siamo in diretta, fa un caldo che si schianta, e però bisogna farlo perché almeno le luci sono più belle, così vengo con la faccia più bellina, si fa per dire, anche perché c'è un sudore notevolissimo. Mario Ribelli, D'Alema, che è possibile fare queste domande a quest'ora così all'improvviso? Vabbè, lasciamo stare. La domanda successiva. No, è inutile stare a discutere delle considerazioni che sono state fatte dal Presidente D'Alema. Credo che prima o poi occorrerà un luogo nel quale raccontare la verità su tante questioni che vengono, non so, che vengono raccontate in modo falso e francamente incredibile, specie da chi in passato ha sostenuto tesi diametralmente opposte a quelle di adesso. Però c'è un punto fondamentale. C'è chi pensa che io alla guida del PD sia un usurpatore. Cioè c'è chi ancora non ha digerito di aver perso le primarie. Si chiama democrazia. Ci sono stati 2 milioni di italiani che sono andati a votare e hanno votato perché io diventassi segretario del PD. 3 milioni in totale, 2 milioni hanno votato per me. A fronte di questo risultato, nessuno è un usurpatore. Hai preso la guida del PD e la restituirai alla fine del mandato, nel mio caso nel dicembre 2017. A quel punto D'Alema o chi per lui potrà candidarsi se vorrà a fare l'alternativa. Ma l'idea di utilizzare
costantemente la polemica politica interna per pensare che io sia un usurpatore è un qualcosa che non mi fa né caldo né freddo. Noi andiamo avanti sulla nostra linea. Vogliono che il PD torni a essere il luogo del passato, delle correnti, di divisioni? Facciano pure, ma dovranno fare senza di me. E siccome fino a questo momento la guida del partito ce l'abbiamo noi, io sono disponibile ad ascoltare tutti, a parlare con tutti, a ragionare con tutti, ma credo che deve essere chiaro un messaggio. Noi porteremo il PD nel futuro a parlare, a fare le cose che per anni sono state promesse e proprio quelli che oggi si lamentano non l'hanno fatto. L'avessero fatte loro, avessero messo loro un minimo dell'impegno che stanno mettendo contro di me per fare ad esempio la legge sul conflitto di interessi, forse oggi il centro-sinistra sarebbe molto più forte. Lo dico perché francamente poi nei prossimi giorni, nelle prossime settimane troveremo anche il modo di raccontare alcune vicende riportate in modo incredibilmente non veritiero anche ieri dal presidente D'Alema a Ballarò. Vabbè, lasciamo stare, ormai ho detto di D'Alema, ho detto di non dirlo ma l'ho detto. Iari Manfrinato, bella. Iari, non so chi ha detto bella, non credo a me, però se no hai dei problemi, o non so se era bella la battuta o altro. Davide Mussini, Turchia, credo che sia una cosa molto molto toccante, perché da un lato naturalmente tutti noi viviamo con grande attenzione la questione dei diritti, anche le dinamiche che conosciamo, abbiamo parlato più volte, siamo intervenuti sulla stampa, la libertà di stampa eccetera. Dall'altro, prima di ogni altra cosa, c'è la totale solidarietà e commozione e vicinanza al popolo turco così duramente provato da quello che è accaduto ieri a Istanbul. Quelle immagini fanno spavento, sono immagini che toccano i cuori delle persone, sono immagini che fanno impressione e tuttavia dimostrano che c'è un nemico, che è l'estremismo, il fondamentalismo, il terrorismo, che va combattuto. E io credo che anche per questo sia fondamentale che l'Europa stia insieme, unita e forte. L'Europa ci ha regalato 70 anni di pace, noi non ce ne ricordiamo a sufficienza, ma i nostri nonni hanno fatto la guerra. Mentre i miei figli andranno in Francia a fare l'Erasmus o a vedere una partita di Champions League, mio nonno andava in Francia a fare la guerra, o l'altro in Grecia a fare la guerra. Allora, quando finalmente potremo leggere la storia di questi anni dall'esterno, ci renderemo conto che stiamo assistendo a un fenomeno storico. Per la prima volta c'è un esperimento democratico, un miracolo, perché l'Europa è un miracolo democratico che non ha precedenti e non ha paragoni, solo che è un miracolo che deve risuccedere tutte le volte e quindi di conseguenza dobbiamo rinnovarla. Ma l'Europa insieme, unita, è molto più efficace nel combattere il terrorismo, l'estremismo e il radicalismo di un'Europa divisa. Voglio dirlo perché secondo me questo è un passaggio molto molto importante. Becchiamoci qualche domanda su Twitter e anche su Facebook Volante. Ci sono alcuni che si lamentano perché qualcuno offende su Facebook. Tra l'altro, ragazzi, una delle cose che dobbiamo sapere è che alcuni di questi non sono veri, sono dei fakes, dei trolls. È molto interessante, non possiamo farlo adesso, aprire una discussione su come alcuni utilizzano, lo sappiamo, non è che sia nato ieri, i fakes e i trolls in modo scientifico e strutturale. C'è chi pensa che rendere virale una frase falsa la faccia diventare vera. Era una tesi di qualcuno in passato, cioè che diceva: se io ho una cosa che non è vera ma la faccio girare costantemente, diventerà vera perché la gente ci crede. E sulla base di questo ci sono eserciti di fakes e di trolls che infestano le pagine altrui. È uno strumento di azione, anche di disturbo se volete. Vorrei però che ciascuno di voi che si arrabbia e si dice: ma perché state qui a insultare?, avesse la consapevolezza che si trova di fronte a un tentativo del tutto legittimo e rispettabile di far passare per vero ciò che vero non è, e l'unico modo per rispondere è calma e gesso, e dire la verità e raccontare la verità. E quando tu sai che la verità sta dalla tua parte, la racconti, la spieghi, illustri, discuti, dialoghi, in una parola fai politica, che non è
infestare le altrui pagine di Facebook di commenti falsi, ma è entrare nel merito e discutere andando in profondità, senza demagogia, senza superficialità. Andiamo avanti con i commenti sia su Facebook che su Twitter. Adesso ho ripreso Facebook, intanto crescono le persone che stanno seguendo, in questo momento abbiamo raggiunto fino a questo momento 325.000 persone e siamo in diretta con 7.000 persone, le salutiamo tutti. Silvio Rigatti, il turismo è il nostro punto di forza indiscusso e non replicabile. Cosa pensi di fare per incentivare gli arrivi e le presenze in Italia? La prima misura che serve per il turismo è tenere pulita l'Italia, è tenere raggiungibili e belli i luoghi culturali. Cioè, per intendersi, se vuoi portare il turismo al sud, ti ci vuole rimettere a posto Pompei e finirla Salerno Reggio Calabria, prima che fare mille discorsi. Poi c'è tutta la parte legata all'innovazione tecnologica, sia nella parte della fruizione del bene culturale, del bene turistico, sia, importantissimo, dalla parte della prenotazione. Oggi Airbnb è il leader mondiale la realtà che ha più camere d'alberghi di tutti. L'ha fondata un ragazzo che 9 anni fa era disoccupato a San Francisco. Ha creato un meccanismo che fa concorrenza e in alcuni casi anche molto tosta alle realtà tradizionali. Perché? Perché l'innovazione tecnologica spinge a questo. Ho fatto un esempio, ne potrei fare centinaia di altri. Però ecco, il mondo sta cambiando. Sul turismo la cosa fondamentale è, da un lato, giocarla semplice, le cose semplici, quelle che servono, quelle piccoline, quelle di tener pulito un sito museale, quello di non chiudere nei momenti in cui ci sono i turisti, quello di non fare come è accaduto a Caserta, dove il nostro direttore della Regge era lì che lavorava e i sindacati gli hanno scritto la lettera per dire: lei lavora troppo, sono da rincorrere. Dall'altro lato però è cercare di avere uno sguardo e un atteggiamento diverso. Ormai il mondo, la competizione turistica è globale. Se 20 anni fa ti avessero detto che Abu Dhabi diventava una meta turistica o Dubai diventava una meta turistica, tu li avresti presi a risate. Invece adesso è così. Allora, sotto questo profilo credo che l'Italia possa migliorare, in particolar modo il mezzogiorno. Cercheremo di farlo a tutti i livelli. Ho detto del turismo, ma rispondendo al turismo ho risposto poco rispetto a quello che avrei dovuto fare. Nel frattempo, eccolo qua, vediamo se riusciamo a recuperare le varie... Max Franco: Matteo, quando arrivano i decreti attuativi per le unioni civili? In molti aspettano per fissare la data. Non io, ahimè, Max, mi dispiace per te. La volta buona, credo che sia questione ormai di qualche giorno. Maria Lugli: vieni a Mirandola e vedremo come siamo messi. Ma Mirandola è una delle realtà più interessanti e più belle di questo paese dal punto di vista industriale. Spiegami per quale motivo hai dei problemi. Marina Renieri: complimenti per la legge sul dopo di noi. Chi di voi ha 5 minuti, cortesemente dia un occhio all'infografica, magari ripubblicatela, sulla legge sul dopo di noi. Una legge fondamentale. Chi riguarda? Tu sei una persona con disabilità. La tua famiglia è preoccupata perché quando moriranno i genitori, quando se ne andranno i genitori, magari il figlio rimane solo. E io ho ricevuto un'email pazzesca su questo, di un genitore che mi ha scritto: io volevo andare in Svizzera e portare come mio figlio e farla finita. Il fatto che ci sia la legge sul dopo di noi, e mi ha scritto, della quale, caro Presidente, non la ringrazio perché era un suo dovere, e secondo me lui ha ragione, questo padre, mi ha portato a dire che forse per mio figlio c'è un futuro anche senza di me, quando per me arriverà il momento di andarmene. Ecco, io credo che sia una cosa bella, positiva, anche una politica che sa fare il proprio lavoro. Emanuele Calandra: Matteo, mi puoi dire chi vince l'Europeo? Devo giocare la schedina. E vabbè, Emanuele, almeno siamo ai quarti di finale. Ragazzi, vi vedo molto incentrati sulla questione dell'Europeo, ma è comprensibile. Vincenzo Esposito: Matteo, ho 29 anni, sono senza lavoro, ho 3 figli, sto per perdere tutto. Vincenzo, vi prego di non mollare, di farci sapere dove stai, in che zona stai, e di andare a cercare l'ufficio, magari ti coinvolgiamo anche noi, l'ufficio diciamo per il lavoro più vicino. Stiamo lavorando su questo, tra l'altro con l'AMPA, la nuova struttura, ma ho risposto su questo.
Giuseppe Ruggeri, Canone Rai, novità, il Canone Rai arriva in bolletta, molti si lamentano perché il Canone Rai dobbiamo pagarlo, lo dovevamo pagare anche l'anno scorso. L'anno scorso costava 113 euro, quest'anno costa 100 euro, c'è una riduzione di 13 euro. Ah, ma non basta, intanto una riduzione. Ah, ma noi lo vogliamo eliminare, per carità, una posizione, però noi intanto l'abbiamo ridotto. E credo che sia un fatto positivo. Dopodiché è chiaro che se si paga tutti si paga meno. Noto principio, se qualcuno faceva il furbo e non pagava, con il canone in bolletta paga anche lui. Mario, dopo aver stabilizzato giustamente migliaia di ultra precari della scuola, intanto sono le 21.45, abbiamo l'ultimo quarto d'ora, perché non fate altrettanto con gli ultra precari della ricerca? È un tema, intanto Gabriella Massagni dice sul canone Rai, si lamenta chi non l'ha mai pagato e Enrico Toscano con il canone Rai ha fatto un favore alle aziende perché si mettono a fare le offerte. Beh, se si mettono a fare le offerte ha fatto un favore ai cittadini, non ha fatto un favore alle aziende. Se l'azienda ti dice il canone Rai te lo pago io, tu hai uno sconto di 100 euro, che poi rispetto allo scorso è di 113 euro. Perché guardate ragazzi che è bellina sta storia, Cioè, qui noi abbiamo fatto una serie di riduzioni di tasse o di robe da pagare e la gente dice, però non basta. Ho capito, ma intanto siamo partiti. Torniamo ai precari della ricerca. Ehi, fermi lì. Questo Stefano Lepori mi dice, Lepori o Lepori, gobbo. Non so se si riferisce all'aspetto fisico, se si riferisce all'aspetto calcistico, ha sbagliato il commento. Anche se adesso lo devo dire. Da un lato bisogna riconoscere che per chi come noi non ha mai tifato Juve, avere quelli lì dietro è una bella sicurezza. C'è qui un po' di gente, un po' juventini, che Filippo Sensi, Gigi Marattin, che esultano, ma dato di fatto, noi anti-juventini, nel mio caso grande tifoso della Fiorentina, devo dire che quando c'hai dietro Buffon, Bonucci, Chiellini e Barzagli, proprio male non ti senti, ecco, questa è la prima cosa. E dall'altro bisogna riconoscere al mister Conte di aver fatto un lavoro straordinario. C'ho in pronta in pista la cosa sulla ricerca. Nel frattempo Gaetano Crescenti, per rilanciare l'Italia, 80 euro ai pensionati e subito il ponte. E vabbè, questo Jonathan risponde sul bonus degli 500 euro per noi giovani. Ho già risposto, Jonathan, sei arrivato tardi, ho detto che l'applicazione è pronta, dal 1 settembre sarà operativa. Lucia, Rebecca Rossi, che ti sei bevuto? Nulla, però ora bevo un po' d'acqua perché altrimenti la faccio troppo lunga. Torniamo un secondo sulla ricerca. Stabilizzare i precari della ricerca è un argomento complesso e complicato. Quello che posso dire è che anche nel mondo della ricerca e dell'università è ormai questione di giorni, settimane, diciamo giorni, per la presentazione in prima lettura dei decreti che permetteranno all'università e alla ricerca di uscire, come detto, dal perimetro della pubblica amministrazione, come ci eravamo impegnati a fare. Pietro Barravecchia, la RAI al tuo servizio. Beh, diciamo che abbiamo... forse lei non paga il canone RAI e non la vede la RAI, nel senso che mi sembra che la RAI faccia servizio pubblico come deve fare, e tra l'altro basta accendere la televisione per rendersi conto che su tutti i canali di tutte le trasmissioni televisive ci sono sempre opinioni, come giusto, doveroso e legittimo che sia, molto diverse. Non mi pare sinceramente di vedere nella televisione italiana un eccesso di zelo nei nostri confronti, e credo che sia giusto così, perché giustamente è naturale che la televisione dia spazio a tutti, anzi, come accade in questo periodo, dia più spazio alle opinioni altrui che a quelle nostre. È corretto che sia così. Nadia Michele Di Tullio, Matteo, ascoltami. Nadia Michele, dimmi. Va bene così. Presidente, come pensa Andrea di combattere il populismo becero che stanno facendo i suoi antagonisti? Dicendo la verità, Andrea, la verità è rivoluzionaria, la verità alla fine è la unica cosa che conta. Quando mi parlano del referendum io gli dico, scusa, guarda i dati, guarda il quesito, guarda che cosa dice il referendum e ne riparliamo.
Quando mi dicono, ah, tu hai fatto favori alle banche, ma di che? Noi abbiamo fatto dei favori ai correntisti per evitare che saltassero in aria i conti correnti bancari. E siamo stati gli unici a fare delle regole per cui i vecchi giochini delle banche sono finalmente in via di pensionamento. Mi riferisco alla riforma delle banche popolari, che porterà al superamento del voto capitario. Per chi conosce questi argomenti, sono dei passi in avanti incredibili, a 25 anni che cercavano di farlo. Governo D'Alema, ministro del Tesoro Ciampi, direttore generale Mario Draghi. Cercarono di fare la riforma delle popolari, non ci riuscirono perché il Parlamento non diede il via libera, correva l'anno 1998. L'abbiamo fatta nel 2015, 17 anni dopo. Marco Delli Poggi, ciao Matteo, ti sto guardando. Marco, mi dispiace per te, che ci posso fare? Quanto paga canone RAI? 100 euro, abbiamo già detto più volte, non ritorniamo sulle stesse domande. Carla Trudu, la Carla, questa la conosciamo. Il patto per la Sardegna, entro luglio ci riusciamo? Spero proprio di sì, dovremmo esserci quasi. Nel frattempo diciamo che siamo contenti per aver chiuso, grazie allo straordinario lavoro di Teresa Bellanova, l'accordo su Meridiana, anche se è un accordo che ha molti elementi di difficoltà, quindi ci sono delle persone che dovranno lasciare il posto di lavoro, ma un'azienda che era finita, morta, è stata rimessa in moto grazie all'intervento di Qatar Airways e allo straordinario lavoro del viceministro Bellanova e del ministro Graziano Del Rio, oltre che del ministro Carlo Calenda, ma Graziano è stato le ore lì, perlomeno il lavoro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dello Sviluppo Economico giustamente deve essere valorizzato anche per la sensibilità che hanno i nostri amici. Marco Flores, che è un giocatore, e rispondi, Marco, domanda, ragazzi, forse non avete chiaro, qui c'è un afflusso costante di gente, abbiamo raggiunto quasi 500.000 di persone, non è la cosa più semplice rispondere al volo. Emanuele Refrosi Escile, grande riflessione politico-culturale di un certo spessore. Laura, le tasse si pagherebbe più volentieri se si evitasse di sprecare i soldi. La revisione della spesa è impossibile, ti sei dato per vita. No, Laura, la stiamo facendo. Il problema è che la revisione della spesa non è la cosa più semplice del mondo. Io faccio sempre lo stesso esempio. Quando arriva Cottarelli, la prima cosa che mi dice è una serie di misure, alcune delle quali le abbiamo fatte, altre che non condivido. Perché se la revisione della spesa è spengere l'illuminazione pubblica un'ora prima nelle città, io non sono d'accordo. Perché spengere l'illuminazione pubblica un'ora prima vuol dire rendere più insicuri alcuni quartieri. With my incredible English, I can say light is life. Un'espressione inglese che viene utilizzata spesso, no? With my incredible English era una battuta, vorrei che qualcuno si preoccupasse. Ma light is life è veramente ciò che accade, la luce è vita. Allora io non sono d'accordo nell'andare per risparmiare 10 o 15 milioni di euro l'anno in Italia a ridurre di un'ora l'illuminazione pubblica, perché poi quei soldi, anche se fossero 100-200 milioni, li spendi di più in contrasto alla criminalità, in iniziative di recupero contro la violenza e più in generale di insicurezza dei cittadini. Dunque dobbiamo discutere nel merito. Steve, riforma della cittadinanza è in seconda lettura. Marcello, cosa pensa il presidente Patronato? Non ha risposto. Come pensa di fare per la percentuale di disoccupazione che sta aumentando a dismisura? Marcello, no, non sta aumentando a dismisura la percentuale di disoccupazione. Eravamo al 13,5%, siamo all'11,4, 11,5. È ancora troppo alta, ma non sta aumentando, sta diminuendo. A me dicono, tu non devi raccontare che va tutto bene. Io non dico che va tutto bene, dico che le cose piano piano stanno cambiando. E se ce la mettiamo tutta, ci tiriamo sulle mani che ci mettiamo in gioco, sto paese riparte. Questo è quello che dico io. Che è una cosa diversa dal dire va tutto bene. Ma è anche una cosa molto diversa dal dire non ce la faremo mai. Non ci si fa, bisogna, siamo condannati al declino, come dicono altri. E secondo me
Credo che da questo punto di vista ci sia moltissimo da fare. Cristiano Simonetto ad ottobre via, signor Presidente. Vediamo, Cristiano, dipenderà dal referendum. Io penso che un politico serio è un politico che non ha paura di giocare il suo coraggio e di rischiare. Questa è la differenza tra uno come me e gli altri che se ne stanno rannicchiati, che non mollano mai la poltrona. Io ci ho messo la faccia e tutto il resto e non ho paura a dire che questa è una scelta che ho fatto con piena consapevolezza. Le dico, il referendum è un qualcosa che all'Italia serve o no? È giusto o no, caro Cristiano, votare di no e mantenersi 945 stipendi? Lei pensa questo? Voti no. Lei pensa che sia giusto permettere alle regioni di continuare ad avere gli stipendi che hanno? Continuare ad avere un sistema bicamerale in cui si continua a fare il ping pong delle leggi? In cui la piccola regione va in Cina a fare promozione turistica e lei voti no. Lei è affezionato al CNEL e voti no. Io credo che per un paese serio il dibattito è sul quesito, non su altro. E comunque, da qui a ottobre ne vedremo delle belle. Danilo Scappatici si vince a ottobre, alla faccia dei disfattisti. Grande Danilo, vediamo che succede. Giorgio, meglio la trippa o il kebab? Ragazzi, non suoni come. Non politicamente corretto, ma meglio la trippa tutta la vita. Cioè, scusate, ma non penso che si offenderà qualcuno. Leo Tamburrano, facciamo qualcosa per questo caldo? Mi dispiace, Leo, io sono specializzato in piove governo ladro, non piove governo afa, quindi non ci possiamo fare niente. Lello, fai piove, vabbè. Andiamo avanti con altri temi. Riccardo Riva, sofferenze. Non so se si riferisce alle sofferenze dei cittadini in generale o alle sofferenze, come credo, nel mondo economico, che vuol dire le sofferenze di incagli bancari. Io penso che il tema delle sofferenze sia destinato ad essere risolto. Abbiamo fatto dei primi passi in avanti. Il fondo Atlante è un pezzo della soluzione. Abbiamo la possibilità di incrementare la capitalizzazione di alcuni strumenti che possono ridurre le sofferenze. Ragazzi, il dato, lo ha spiegato molto bene Carlo Messina, uno dei migliori banchieri italiani, il CEO di Intesa San Paolo. Bisogna smettere con i dati disaggregati e con i dati aggregati, chiedo scusa, senza un'analisi puntuale di cosa c'è dentro il mondo delle sofferenze. Il punto vero è che l'Italia è nelle condizioni di affrontare le difficoltà che sicuramente possono esserci per il post-Brexit senza alcun affanno. Quindi, dal nostro punto di vista, siamo al lavoro e decisi a lavorare in questo settore. Giacomo Spoletini, bravo berlusconiano, sono le 21:57, ancora nessuno me l'aveva dato, quindi Giacomo, grazie per questo suo servizio civico che ha pensato di fare con grande sforzo intellettuale. Quando non sanno cosa dire, mi dicono berlusconiano. Io vorrei capire che vuol dire, cosa significa essere di sinistra. Abbiamo fatto la legge sulle unioni civili, è di sinistra o no? Io penso sia una legge giusta. Aver dato 80 euro a chi guadagna meno di 1.500 euro e non ce la fa arrivare alla fine del mese è una cosa di sinistra o no? Io penso sia una cosa giusta e quindi di sinistra. Aver fatto la legge sulla responsabilità civile dei magistrati per me è di sinistra. Il Jobs Act è di sinistra perché consente a dei ragazzi di avere un mutuo, di avere un lavoro a tempo indeterminato, di avere un futuro. Aver fatto la legge sul terzo settore, sul dopo di noi, sull'autismo. Aver lavorato come abbiamo fatto sul superammortamento, aver investito sulla legge sull'ambiente, quello che abbiamo fatto sui reati ambientali, ma anche la misura che abbiamo ricordato che va sotto il nome hashtag di energie nuove, io penso che siano risultati concreti, tutto il resto sono discussioni sterili. Andiamo avanti su altri messaggi, siamo all'ultimo doppio minuto, prendiamo una da Twitter. Una qui dal volo dal cartaceo sì, lo so, vabbè, mi scrivono abbiamo messo intanto l'infografica sul dopo di noi. Prendiamone al volo perché ne abbiamo centinaia di risposte. Eccolo qui. Stiamo caricando la risposta su Twitter. Vabbè, fantastico perché per cambiare il paese bisogna cambiare le teste, per cambiare le teste serve la formazione. Defiscalizzarla come la ricerca?
Scrive Andrea, beh, è un tema complesso. Intanto abbiamo fatto una nuova agenzia per la formazione. Dobbiamo però trovare il meccanismo per dare alle aziende che investono sul capitale umano degli incentivi fiscali. Cioè noi dobbiamo permettere, in generale sul welfare aziendale, cosa che è già prevista dalla legge di stabilità 2016, e in particolare sulle misure legate al capitale umano, di dare degli incentivi e degli strumenti di valorizzazione. Sono d'accordo con ciò che ha scritto Andrea, non è semplice, non tanto per le coperture, ma proprio per la cornice normativa, per capire che cos'è formazione. Infine, dicevo, e prendo l'ultimo, Italexit Claudio, no, io non sono d'accordo, so che gli emuli locali di Farage, cioè 5 Stelle, e della Le Pen, cioè la Lega, pensano all'uscita dell'Italia dall'euro. Io non sono convinto, credo che sia un errore. Salvatore Longo, perché stai sempre con il cellulare in mano quando sei con altri presidenti? Salvatore, io non ho, così facciamo chiarezza anche su sta storia di Putin. Io non avevo le carte davanti perché le ho qui, le avevo nell'email, come credo facciano tutti quelli che usano lo smartphone, non soltanto nella modalità telefono o SMS o WhatsApp, ma anche nella modalità documenti. Se voi vedete nella foto con Putin, Putin ha le carte in mano e io ho soltanto il telefonino perché nel telefonino, c'erano tutti i documenti della conferenza stampa, della documentazione sulla quale rispondere ai giornalisti. E ho letto la solita disinformazione impressionante. Ah, Renzi stava guardando il risultato dell'Italia. Allora, intanto la partita d'Italia era finita 2 ore prima. Intanto il gol di Eder me lo ha comunicato Putin. Per dare un'idea, no? Perché tra l'altro Italia batte Svezia 1-0, gol di Eder mentre ero a fare un incontro istituzionale con Putin. Italia batte Spagna 2-0 mentre era a fare un incontro istituzionale con Merkel e Hollande. Non so con chi diavolo fare un incontro istituzionale sabato sera alle 21 con la Germania. La Merkel mi ha già detto di no, non ha intenzione di venire a fare il vertice istituzionale. Però al di là delle battute, non era un atto di scortesia, stavo semplicemente, si fa per dire, verificando le carte di una cosa complessa che si chiama rapporto Italia-Russia. Dicevamo, e Sebastiano, non è cambiato niente da quando ci sei tu. Ma da quando ci sei tu tutto questo non c'è più. Nota canzone, nuovo pensiero filosofico, potrebbe essere la colonna sonora, anzi adesso Nicodemo sicuramente si impegnerà su questo. Da quando ci sei tu tutto questo non c'è più, mi riferisco per esempio all'IMU. Da quando ci sei tu tutto questo non c'è più, la mancanza di un tetto per i dirigenti pubblici. Il lavoro che io credo che sia stato importante di far uscire l'Italia dalla parte di quelli che erano un problema in Europa e farla diventare una parte di quelli che pur a fatica cercano di dare una soluzione. Da quando ci sei tutto questo non c'è più, ce ne sono cose diverse da fare, e va bene. Pietro Triscari, un presidente onesto non c'ha le scorte che hai tu. Pietro, non è così. Il protocollo delle scorte, che io peraltro ho ridotto, è doveroso per il capo di governo. Io sono sempre stato senza scorta finché sono diventato presidente del Consiglio. Da sindaco giravo in bicicletta. Un presidente che fa il capo del governo in un paese come l'Italia ha un sistema di sicurezza che è un sistema di sicurezza ovviamente come quello degli altri colleghi a livello internazionale. Ti garantisco che la scorta è tutt'altro che un privilegio, specie per chi sulla base di questo cambia la propria vita, e mi piacerebbe che qualcuno se ne accorgesse. Comunque, un presidente non c'ha la scorta, si mette con l'H, caro Pietro, per il futuro ricordatelo, perché io ci avrò anche la scorta, ma te non c'hai l'H. Ultima considerazione finale, vabbè, Antonio, dobbiamo per forza far parte della moneta unica. Beh, assolutamente sì, per me. Luca Romoli, come fai a lavorare con il plus? Con il plus non è troppo grosso? Sì, è vero, ma c'ho questo qui. Fantastico, perché le domande sono. Insomma, starei le giornate a scrivere e a rispondere a tutti. È anche molto bello perché poi è uno dei pochi momenti in cui puoi discutere veramente di tutti. Prendiamo l'ultima, così facciamo contenti i giornalisti con una domanda a filo giornalisti. Se c'è, al volo, Filippo ce l'abbiamo. Questa è veramente l'ultima, e do l'ultimo aggiorna, e poi quella che c'è la prendiamo qualunque essa sia. No, questa è quella del dopo di noi, abbiamo messo l'infografica su dopo di noi, grazie per averlo messo.
Francesca Di Francesco e Michele Bernoli. Michele, parlaci dell'embargo. Non so a cosa tu ti riferisca, se ti riferisci alle sanzioni è una cosa un po' più complessa, ma è la cosa che riguarda i rapporti tra Russia e Ucraina. Io spero che finalmente il protocollo di Minsk sia implementato così che si possa superare la fase della sanzione, della fase sanzionatoria. Max Franco sull'edilizia, abbiamo già detto il bonus e la conferma del bonus sull'edilizia, come abbiamo fatto, che ha aiutato il settore delle costruzioni a ripartire. Stavo cercando se riuscivo a beccare una domanda che potesse aiutare il buon Sensi, che dice che non c'ha titoli, non c'ha argomenti per i giornalisti, ma a questo punto direi che la saltiamo allegramente e becchiamo l'ultima domanda che abbiamo qua. Beh, questa sul sud. Vincenzo, che ha 33 anni, ingegnere calabrese, quando sarà possibile a noi giovani del sud finalmente lavorare a casa nostra? È mai possibile che in questo paese ci siano risorse per tutto tranne che per una rinascita del sud? Vincenzo, ci stiamo provando. Tu sei, un ingegnere calabrese, non so di che cosa, di che settore, però penso ai lavori edili, non soltanto la Salerno-Reggio Calabria ma la 106. Penso alla banda larga, in Calabria stiamo facendo un'operazione su la banda larga grazie al protocollo d'intesa con il presidente, con l'accordo patto territoriale con il presidente Mario Livelli, molto importante. Penso all'investimento culturale, per esempio a Reggio Calabria, con il sindaco Giuseppe Falcomatà, tra l'altro uno dei volti puliti, delle facce più spendibili della nuova generazione del PD, che sta facendo un grande lavoro, l'inaugurazione del museo archeologico, ovviamente la battaglia contro l'illegalità. Ma sono veramente tante le iniziative che noi stiamo mettendo in campo al sud, e in particolar modo in questo caso, visto che stiamo parlando di Calabria, della tua regione. Ovviamente già immagino qual è il commento medio che arriva in questi casi. Il commento medio in queste vicende è sempre: però c'è il problema della lotta alla illegalità. Bene, chiudiamo su questo, anche se non è una notizia. Io vorrei esprimere la gratitudine e l'orgoglio del governo italiano per l'arma dei carabinieri e per gli inquirenti che domenica scorsa, proprio in Calabria, sull'Aspromonte, un paesino, hanno catturato Ernesto Fazzalari. Era il ricercato numero 2 della lista dei 30 latitanti più pericolosi d'Europa. Il numero 1 è Matteo Messina Denaro. E non ci daremo pace finché non avremo preso anche lui. Ma Fazzalari, che era latitante da 20 anni, non soltanto era uno dei più pericolosi, ma è stato catturato grazie a un lavoro molto serio che è partito, mi fa piacere dirlo, da delle piccole stazioni dell'Arma dei Carabinieri. E allora vorrei che arrivasse a quelle donne e gli uomini che hanno lavorato per catturarlo, i giudici, a partire dal procuratore capo di Reggio Calabria, i poliziotti finanzieri e in questo caso carabinieri, che sono stati sul territorio e che sono ancora sul territorio, a quelli del GIS, del gruppo speciale, che sono partiti e alle 4 di notte hanno fatto irruzione facendo saltare la porta blindata e dando finalmente una grande vittoria allo Stato, a tutti loro arrivasse l'abbraccio più forte e più affettuoso, non del Presidente del Consiglio, non del Governo, ma di tutti gli italiani. Tutti, non c'è colore politico che divida su queste cose. E che arrivi anche un messaggio a quelle ragazze, a quei ragazzi che rischiano di cadere nella trappola della criminalità organizzata. Li abbiamo visti nei carceri minorili, vengono portati dentro attraverso promesse di facile vita, di lusinghe. La fine della vita di questo signore è in un carcere da cui non uscirà più, solo e abbandonato. Non buttate via la vostra vita, ragazzi. La legalità è più forte della criminalità e lo Stato vince. Talvolta ci mette troppo tempo, ma lo Stato vince. Ecco, mi piace pensare che accanto ai grandi investimenti che stiamo facendo sull'innovazione, sul futuro, sulla banda larga, ci sia anche una grande determinazione nella lotta contro l'illegalità, contro la criminalità, per il rispetto e contro l'andrangheta, chiamando con il proprio nome le cose per come stanno, ma anche dicendo con forza ai ragazzi più giovani: attenzione, il modello educativo e pedagogico che loro pensano di proporre è un modello che condanna all'infelicità, alla tristezza, ed è un modello che condanna alla solitudine e a finire i propri giorni dietro una gabbia.
Pensateci bene. Detto questo, grazie per aver seguito il Matteo risponde che non facciamo da un mesetto, siamo stati bene, anche se con un caldo pazzesco, sudato come un pazzo, e vorrei ringraziare le circa 600.000 persone che abbiamo trovato, che abbiamo raggiunto, che abbiamo, con le quali siamo entrati in rapporto. Mi fa piacere l'idea che ci sia costantemente questo legame e anche, lasciatemelo dire, che possa essere un'occasione buona, positiva, utile per poter raccontare non solo quello che facciamo, ma anche la passione che stiamo mettendo, perché poi piaccia o non piaccia, alla fine quello che conta è il sentimento, è il modo con il quale fai le cose. Noi siamo persone libere. Io vengo dalla provincia, tutte le mattine che mi sveglio e sono qua dico che è un grande onore servire il paese più bello del mondo. Cerchiamo di farlo con la libertà e con la passione che ciascuno di noi ha, ma anche con l'impegno e la dedizione che merita il fatto di essere al servizio dell'Italia, che non è un paese come gli altri. E quando tu vai e senti l'inno nazionale, non solo durante le partite, ma quando vai alle cerimonie ufficiali, quando vedi la bandiera, quando ti rendi conto che ti guardano con lo sguardo carico di rispetto, perché l'Italia è questo all'estero, un paese che gode di rispetto, non è vero che siamo un paese delegittimato, siamo un paese che gode di rispetto, beh, quando vai a fare queste cose ti rendi conto che siamo una grande comunità, una grande famiglia di donne e uomini che ci credono, anche se poi c'è sempre chi utilizza i social network per sfogarsi, anziché passare una bella serata a prendersi un gelato e sta a insultare. Invece per quelli che sono stati a discutere e dialogare, un grande abbraccio, ci vediamo alla prossima.